3, 2, 1, via! Eccoci! Bene, oggi direi che ci mettiamo la faccia. Oggi ci mettiamo la faccia, io e il nostro EV3 Mindstorm. Notizia recente, il nostro mitico Lego Mindstorm EV3 andrà in pensione, notizia ufficiale. Rilancio una informazione letta e sentita in alcuni video americani, in alcuni siti esteri in lingua inglese, in particolare riporto qua nelle schede due video di due youtuber americani che hanno proposto questa notizia della Lego proprio nelle settimane precedenti. Mi pare che la prima sia del 2-3 febbraio 2021. Siti italiani ancora non ci hanno parlato di questo, hanno solo parlato del pensionamento dell'EV3 versione Home. Ma spiego cosa è successo. Questo nostro bellissimo robot, di cui io ho fatto numerosissimi video sul canale in primavera durante il lockdown, subito dopo, è attivo dal 2013 per la versione Home, una versione casalinga appunto, e poco dopo è uscita la versione Education per le scuole, per la didattica, che è questa che abbiamo usato nei miei video. Quindi parliamo di 7-8 anni, 8 anni praticamente di onorato servizio tra la versione Home e la versione Education, questa. L'anno scorso 2020 era già uscita la notizia che sarebbe uscito fuori produzione l'EV3 Home, quindi la versione casalinga. Poi era già uscito Lego Spike, che però, diciamo, è un kit che si pone a metà strada tra questo e il WeDo per la primaria. Quindi apparentemente l'uscita di Spike non poteva interessare il nostro EV3. Era un kit intermedio. Ma a ottobre 2020 è uscito Robot Mindstorm Inventor, il successore di questo, esattamente come l'EV3 era stato il successore del Mindstorm NXT precedente. Al che io mi sono detto, qua mi sa che qualcosa accadrà nei prossimi mesi, e in effetti ecco la notizia, ripeto, fino adesso io l'ho trovata. Ne ho trovato conferma solo appunto su siti americani. Da giugno 2021 il nostro Mindstorm EV3 Education verrà ufficialmente messo fuori produzione. Una brutta notizia perché parliamo di un kit ormai collaudato, di un kit che appunto tra Home Education è stato attivo sul mercato per 8 anni, che ormai conosciamo benissimo, che abbiamo sviscerato in ogni possibilità e potenziale, l'avete visto anche nei miei video, e del quale recentemente era anche uscita una nuova versione del software che sarà oggetto di un prossimo video che farò tra poco, l'app EV3 Classroom, che andava a sostituire o ad affiancarsi all'app EV3 Lab. E anche lì c'era qualcosa che si stava muovendo. Perché negli ultimi 2 anni, con Spike e poi adesso con Inventor, la Lego si sta adeguando allo standard di Scratch come linguaggio di programmazione, abbandonando un po' il suo sistema, che a me piace molto, nativo con le icone. Ma tornando a noi, al di là di questa scelta di buttarsi su uno standard di Scratch, che significa comunque cambiare linea, ecco che la notizia che ci ha dato dispiacere è il sapere che l'EV3 verrà messo fuori produzione. Giusto? Sbagliato? Dispiace, ma probabilmente è una scelta giusta, perché è giusto che ci sia un'evoluzione nei kit, e 8 anni di servizio tra Home e Education sono veramente un periodo molto lungo. Cosa fare quindi adesso? Si stanno molti domandando, per esempio in ottica First Lego League, in ottica competizioni, quale kit usare. Sinceramente un po' tutta la discussione sulla First Lego League mi interessa relativamente. Intanto perché la First Lego League Italia, se non ricordo male, l'ultima edizione a cui ho partecipato, 2019, permette di poter usare anche i kit precedenti, quindi permetteva di usare l'EV3, l'NXT e anche
il kit ancora più vecchio. Quindi nulla ci vieta di fare una First Lego League nei prossimi anni utilizzando sempre l'EV3. Ovvio che chi vuole essere al massimo delle possibilità e potenzialità userà sempre l'ultimo kit, che in questo caso è l'Inventor, perché ripeto, ottobre 2020 è uscito il robot Inventor, il successore Mindstorm Inventor, il successore del Mindstorm EV3. C'è qualcosina in rete sull'EV3, sull'Inventor, poco in italiano, devo dire. Le maggiori informazioni su programmazione e su caratteristiche si trovano sempre su siti e canali YouTube in inglese, per cui io più avanti mi acquisterò un Inventor e caricherò anch'io un po' di video per capire cosa possiamo fare per fare dei confronti tra l'Inventor e l'EV3. Al momento, ripeto, dispiace sicuramente che l'EV3 vada in pensione, però una scelta, come dire, comprensibile dopo 8 anni, forse un po' meno comprensibile per me, e ne parlerò nel prossimo video, la scelta di buttarsi a livello di coding su uno standard comune come lo Scratch, ma appunto di questo parleremo. Sicuramente a livello scolastico l'EV3 continuerà a essere per diversi anni il kit preferenziale, intanto perché l'assistenza continuerà fino al 2023, questo la Lego lo ha garantito, e anche perché è ormai un kit collaudato, un kit di cui conosciamo tutto. E soprattutto in ambito scolastico, dove si fa robotica educativa molto spesso a livello base, senza poi ambire a competizioni, a gare o cose del genere, ecco che un oggetto conosciuto e collaudato come l'EV3 sicuramente è la soluzione migliore. Quindi, se doveste chiedermi cosa faccio adesso, mi compro un EV3, mi compro un Inventor, io potrei dirti: se devi comprartelo per te, per uso casalingo, comprati anche l'Inventor o Spike per scoprire le nuove potenzialità, se stai magari partendo da zero. Però se devi fare una scelta a livello didattico, a livello scolastico, di un robot affidabile su cui trovare tante informazioni in rete per la programmazione e per attività, sicuramente si può ancora puntare su l'EV3. Parlavo di questa cosa con un mio collega recentemente, lui lavora in un'altra scuola e anche lui farà fare degli acquisti di EV3 per la sua scuola, perché comunque per un uso scolastico, ripeto, non legato all'agonismo robotico, sicuramente il nostro robottino della Lego è ancora assolutamente valido, oltre al fatto, ripeto, che si trova a questo punto, dopo 8 anni, tantissimo materiale in rete, cosa che al momento manca per l'Inventor. Quindi, questa è la mia riflessione. Ripeto, un po' dispiaciuta, ma sicuramente realista su il destino dell'EV3, che dal 2021 giugno non sarà più disponibile nel mercato. Invece, sul discorso programmazione, vi rimando al prossimo video perché continueremo a usare l'EV3 per le nostre attività a scuola senza problemi, forse anche per le First Lego League, ma bisogna capire a questo punto come programmarlo. Lab con le icone o la nuova app Classroom? Andiamo a capire le differenze nel prossimo video. Grazie e a presto. Ciao.